si dispersero correndo. Al loro passaggio l'erba alta frusciava e il rumore dei passi rimbombava sul terreno. Avevano solo 3 minuti ed era una questione di vita o di morte. Una gelida tramontana faceva stormire le cime degli alberi e un quarto di luna a color albicocca veleggiava nel cielo, gettando una luce fioca che lasciava vedere ben poco. I secondi passarono, un minuto era trascorso, ne restavano 2. Uno scricchiolio, un'imprecazione, un tonfo. Qualcuno era inciampato in un ramo, spezzandolo. Di nuovo il rumore dei passi, in corsa. Respiri affannosi, ansimanti. Il vento si fece più forte, l'aria più fredda. Un altro minuto era passato, ne restava uno soltanto. Lontano, un lampo attraversò il cielo, disegnando un nastro luminoso nel buio e subito si spense. Aveva fatto abbastanza luce, però, da lasciar scorgere alcuni di loro, sia pure per un attimo. Abbastanza luce perché qualcuno cercasse, trovasse, colpisse. Il terzo minuto passò e risuonò il fischio acuto che annunciava la fine. Tutti si fermarono, di colpo. Ora c'era soltanto il soffio del vento e una sola persona che continuava a correre inesorabile. Il crepitio dei rametti, il sottobosco che si richiudeva, suoni assordanti nel silenzio della notte. Un altro lampo, stavolta più vicino, e, dopo alcuni secondi, l'esplodere del tuono. La pioggia non era prevista, ma non sarebbe stato certo qualche gocciolone a impedire l'inevitabile. Il lampo illuminò nuovamente il bosco, trasformando ogni albero, ogni ramo in lunghe braccia sottili dalle dita contorte, pronte ad afferrare, spezzare, graffiare, strangolare. Un secondo fischio, silenzio. Poi quel che tutti si aspettavano e che tuttavia risultò agghiacciante. Un urlo nella notte, lungo e acuto, tale da mozzare il fiato, da far battere il cuore all'impazzata, da far sudare le mani. L'urlo si protrasse, si levò alto, cessò. Per un secondo non si udì nulla, come se anche il tempo si fosse fermato. Ma al nuovo esplodere della luce, seguito dal rimbombare del tuono, si trovarono faccia a faccia con la verità. Uno di loro era stato assassinato.